Simone, partita tiratissima, difficile, molto diversa da gara 1, naturalmente ce l'aspettavamo, penso anche voi ve l'aspettavaste. Cosa è successo all'inizio e poi cosa è successo nel proseguo della partita? Perché abbiamo visto una Fiorentina più determinata e soprattutto una Fiorentina che è rimasta attaccata a Valsesi alla partita per poi alla fine vincerla di 5. Cosa è successo? Non lo so, onestamente Andrea ce l'aveva detto, anche noi eravamo abbastanza pronti, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, era lecito aspettarsi da loro una reazione, perché comunque quando poi si arrivano a giocare le semifinali, insomma i play-off, questo tipo di partite, uno viene e vuole vincere, soprattutto dopo aver perso così male in gara 1, quindi ci aspettavamo una reazione. Onestamente siamo partiti belli carichi, volevo essere aggressivo, volevamo continuare sull'onda di gara 1, ma loro hanno messo una fisicità che onestamente in gara 1 non avevano mai messo durante tutto l'arco della gara, e quindi hanno avuto un grande impatto e siamo stati costretti a rincorrere per praticamente tutta la partita. Onestamente poi qua in casa siamo stati sempre molto bravi ed è stata una situazione anche per noi nuova, e quindi faremo onestamente sicuramente tesoro di questa partita, perché ci ha messo in grossa difficoltà. Loro erano lì per vincerla, hanno messo testa avanti, hanno giocato a viso aperto, gli vanno fatti i complimenti perché hanno fatto una grande gara, e noi non siamo stati così lucidi come eravamo in gara 1, però siamo stati altrettanto straordinari, perché vincere una partita del genere non è da tutti, quindi sono veramente molto contento e orgoglioso della squadra e di tutto il lavoro che c'è dietro, perché non è un caso se si vincono queste partite. È ovvio che sarebbe stato bello per tutti vincere di 30 e fare la passeggiata stasera, ma forse è stato anche meglio così. Forse è stato anche meglio così, l'avevamo detto alla fine di gara 1, la gara 2 è sempre la più difficile e lo è stata. Ed è, come dire, stato un momento in cui vi ha messo alla prova dal punto di vista mentale. Ora sapete e avete la riprova che siete in grado di gestire questi momenti come squadra e sapete dare attraverso la coralità le risposte necessarie per riuscire a vincere questo tipo di partite. Sì, sicuramente poi la gestione va vista in maniera soggettiva di partita in partita. Però onestamente siamo stati bravi, perché 3 minuti dalla fine è uscito un tiro a me, è uscito un altro tiro aperto a 3 punti, non mi ricordo di chi era. Non era facile, non era veramente facile, soprattutto con la fisicità che c'è stata. Invece siamo andati con coraggio al rimbalzo, ci siamo presi i tiri con coraggio e veramente ne dobbiamo far tesoro. Poi ogni partita è diversa, c'è stato un grande canestro di Mazzo stasera, c'è stata un grande livello difensivo di tutti, quindi poi la nostra coralità sta appunto proprio in questo, che poi ogni partita può venire fuori qualcuno di diverso. Veramente voglio essere veramente contento, perché è stata veramente dura e siamo contenti. Ora ci sono 2 o 3 giorni, non di riposo naturalmente perché vi allenate, ma 2 o 3 giorni prima di gara 3 venerdì sera a Borgo Sesia. Sapete che lì vi aspetta un'altra prova difficile. Se quella prova verrà superata si aprono scenari. Sì, onestamente siamo a una partita per arrivare a un grande risultato. Dobbiamo andare con la serenità di chi sa che giocando in un determinato modo può giocarsela. Noi eravamo sotto di 15 a 3 minuti dalla fine nella partita di andata, là abbiamo vinto, loro sono venuti qua e ci hanno messo in difficoltà, però con la serenità di giocare in maniera aggressiva, concentrati su quelle che sono poi le individualità della squadra avversaria, perché poi alla fine col nostro tipo di difesa si riduce molto l'attenzione sulle caratteristiche individuali e sul lavoro di fisicità. Poi sappiamo che ce la possiamo giocare, non è facile per una squadra come la nostra, però dobbiamo stare sereni secondo me e affrontare aiutandoci questa trasferta di venerdì, perché io la voglio chiudere subito venerdì e ci auguriamo tutti che sia così.